Buonasera, bentrovati alla nostra terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca giudiziaria perché la Corte di Cassazione ha confermato le due sentenze di condanna emesse lo scorso anno dalla Corte d'Appello dell'Aquila per il crollo del convitto nazionale del capoluogo abruzzese avvenuto nella notte del terremoto del 6 aprile del 2009 in cui persero la vita tre minorenni. Vediamo il servizio. La Corte di Cassazione ha confermato le due sentenze di condanna emesse lo scorso anno dalla Corte d'Appello dell'Aquila per il crollo del convitto nazionale del capoluogo abruzzese avvenuto nella notte del terremoto del 6 aprile 2009, in cui hanno perso la vita tre minorenni. La quarta sezione penale della Suprema Corte ha confermato 4 anni di reclusione nei confronti di Livio Bearzi, all'epoca preside del convitto, e 2 anni e 6 mesi per Vincenzo Mazzotta, dirigente della provincia che aveva competenze anche su diverse scuole. Le accuse per entrambi sono di concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Con il giudizio della Cassazione, quello del crollo del convitto è il primo procedimento della maxi inchiesta sui crolli della Procura della Repubblica ad arrivare a giudizio definitivo. Ricordiamo che sono oltre 200 i filoni di indagine aperti inizialmente con il coordinamento della Procura della Repubblica. Nel primo grado, nel 2012, Mazzotta era stato assolto. La sentenza fu poi ribaltata in appello con la condanna a 2 anni e mezzo. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i 2 ricorsi e ha confermato anche la condanna del Ministero dell'Istruzione, quale responsabile civile a risarcire le parti civili, rappresentate dai genitori di Luigi Cellini, originario di Trasacco, uno dei 3 minorenni morti a seguito del crollo dell'edificio, la cui costruzione, ricordiamo, risaliva a 2 secoli fa. In primo grado, Bearzi era stato condannato anche all'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici, oltre al pagamento di una provvisionale di 200.000 euro. Stando all'accusa, il preside non ha mai sottoposto la vecchia struttura ai restauri. Inoltre, non è mai stato redatto un piano per la sicurezza. Tra le accuse, al preside la mancata evacuazione dell'edificio durante le scosse che avevano preceduto la mortale scossa delle 3:32. Siamo alla cronaca, caduto da un'altezza di 2 metri mentre raccoglieva mele da un albero, un pensionato di 78 anni di Villa Santa Maria è morto nella notte all'ospedale Renzetti di Lanciano per le ferite riportate. La vittima è Luigi Bellomi. I primi accertamenti indicano che si sarebbe spezzato il ramo su cui era poggiato l'anziano. Solo in quel momento il ferito è stato trovato da un vicino, presumibilmente una 30 minuti dopo, immediati a quel punto i soccorsi con il ricovero. Qualche ora dopo, purtroppo, il decesso. Ancora cronaca, maxi tamponamento con 3 incidenti nel pomeriggio di oggi sul raccordo autostradale Chieti-Pescara nel territorio comunale di San Giovanni Teatino a 2 passi dall'aeroporto d'Abruzzo. Per cause in corso di accertamento, al primo tamponamento che ha causato delle code ne sono seguiti altri 2, 5 le persone rimaste ferite trasportate negli ospedali di Pescara e Chieti, non in gravi condizioni. Sul posto hanno lavorato agenti della polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118. Ancora cronaca, ad un anno dalla morte dei fratelli di Miglianico, Pierpaolo e Valentina Timperio, la madre annuncia di aver intentato una causa contro la provincia di Chieti, accusata di non aver adeguato i guardrail del ponte, luogo dell'incidente. Tutto l'iter per il riconoscimento delle responsabilità dell'ente teatino è stato seguito dalla società Studio 3A. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Katia Paravia cita in causa la provincia di Chieti, accusata di non aver protetto il ponte da cui i suoi 2 figli, Valentina e Pierpaolo, sono precipitati in auto lo scorso 26 ottobre sulla strada provinciale 33 in prossimità di Miglianico. Valentina e Pierpaolo tornavano dal lavoro da Chieti Scalo verso casa. Io li attendevo e purtroppo Valentina era alla guida della 500 e su quel maledetto ponte è accaduto cosa non so, però non sono più tornati a casa. Io non ho mai creduto a tutto quello che hanno detto, sia sulla velocità e sia sul colpo di sonno. Conoscevo molto bene i miei figli. L'esame delle condizioni stradali ha evidenziato la grande inadeguatezza sia della balaustra del ponte, sia degli elementi di raccordo, carenze determinate dal mancato rispetto della normativa e da un'esecuzione non conforme alla regola dell'arte.
carte da parte del gestore della strada. Sono le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'ingegner Gianfranco Di Giovanni, incaricato dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Chieti nel procedimento penale a carico di ignoti per la morte dei fratelli Pierpaolo e Valentina Timperio. Quel ponte non aveva nessun guardrail. Io mi sono appunto rivolta a questo pool di esperti per chiedere, gridare giustizia nei confronti di Pierpaolo e Valentina. Lasciamo la cronaca, parliamo di politica. L'Abruzzo e il Molise non ce la faranno mai ad essere organi attrattori a livello nazionale se non possono presentare una vita forte nei piccoli centri. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, nel corso della giunta congiunta Abruzzo-Molise che si è svolta ieri a Trivento, piccolo centro in provincia di Campobasso. Vediamo il servizio. La messa in sicurezza della viabilità, la scuola, il trasporto pubblico e il diritto alla salute sono i settori sui quali occorre far leva per rilanciare le aree interne di Molise e Abruzzo, sempre più marginalizzate, e ciò sarà possibile solo attraverso la realizzazione di progetti comuni. Per la prima volta le due giunte regionali si sono riunite in maniera congiunta a Trivento per affrontare il problema dello spopolamento delle zone più marginali. I governatori Paolo Frattura e Luciano D'Alfonso, al termine della riunione congiunta dei due esecutivi, hanno redatto e sottoscritto un documento che getta le basi per un rilancio concreto e forte delle aree interne, raccogliendo così la sollecitazione rivolta lo scorso 31 luglio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una sorta di sinergia e di collaborazione istituzionale all'insegna della sussidiarietà, escludendo tuttavia ipotesi di fusioni, come ha ribadito Paolo Frattura. Tanto per cominciare, le prove tecniche di fusione non sono all'ordine del giorno di questa legislatura. Mi pare che su questo tema il Partito Democratico, che è comunque il primo partito alla guida di questo Paese, si è espresso in maniera chiara. Per evitare di essere travolti dagli eventi, invece, ritengo che in maniera lungimirante, ma questo già da tempo, Abruzzo, Molise e Marche stanno ragionando in maniera congiunta e condivisa su alcuni temi particolari, quali le grandi infrastrutture, quali i servizi per la collettività e, nello specifico, parlando di Abruzzo e Molise, particolarmente sanità e formazione. Per il governatore della regione Abruzzo D'Alfonso la priorità va ai servizi essenziali, sempre più a rischio nelle aree interne. Sono aree ad importante densità demografica che può diventare ulteriormente attrattiva, quest'area interna di Abruzzo e Molise, e noi dobbiamo scatenare iniziative, procedure, risorse finanziarie e soprattutto progetti. Ci teniamo, ci crediamo. La norma ce lo consente, adesso diamoci da fare raccogliendo le idee migliori possibili. Intanto la messa in sicurezza della viabilità, la liberazione dalle frane che aggrediscono questo importante suolo dell'Abruzzo interno, e poi riscommettere su bacini di utenza per la trasportistica collettiva, l'attività formativa ed educativa per le giovani generazioni, cioè poliscolastici congiunti, e poi il fondamentale diritto alla salute attraverso case territoriali che assicurino questo diritto, e poi anche creare occasioni di lavoro attorno all'economia del sole, del turismo, del tempo libero, della montagna. L'iniziativa è stata organizzata da Don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento. Un appello rivolto alle istituzioni, agli imprenditori, alle parti sociali del Molise e dell'Abruzzo affinché il ricco patrimonio e l'identità stessa delle aree interne non vengano cancellati. Un appello che è stato raccolto, non resta che partire con atti e progetti concreti. Ancora politica, parliamo delle province, perché dopo il declassamento ad enti di secondo livello continua la battaglia delle istituzioni locali contro la decisione del governo. A Pescara questa mattina è stato stilato un bilancio di un anno di opere compiute nonostante i tagli della spending review. Servono ancora le province? È un titolo provocatorio scelto per affrontare, alla presenza di tutte le istituzioni, politiche e non, la decisione del governo centrale di declassarle ad ente di secondo livello per la cosiddetta spending review. Ad un anno di distanza si traccia un bilancio del lavoro svolto e soprattutto delle necessità ancora irrisolte. Oggi le province sono governate dai sindaci e i sindaci sono persone concrete. Agiscono per affetto e per amore dei loro territori.
Noi vogliamo delle strade efficienti, perché sono le strade che portano a tutte le frazioni, anche le più piccole. Vogliamo delle scuole che siano sicure e vogliamo lavorare per questo, vogliamo lavorare per l'ambiente. Insomma, sono i servizi che servono ai cittadini. Allora, la domanda, ma servono le province? Ma certo che servono, perché sono quelle che danno servizi essenziali accanto ai comuni e per i comuni e soprattutto per i cittadini. Questo bilancio che cosa mette in luce? Abbiamo appunto pagato le imprese, 12 milioni e mezzo non così indifferente in questo momento di crisi, superando il patto di stabilità. Abbiamo anche e soprattutto tagliato costi per una cifra pari a 600.000 euro relativamente al personale. Abbiamo consentito anche con la gestione della partecipata Provincia Ambiente di ridurre una cifra pari a 170.000 euro di costi tra affitti, tra la governance, quindi il Consiglio di Amministrazione che non c'è più, c'è un amministratore unico interno alla provincia. Abbiamo lavorato soprattutto per consentire ai comuni di riottenere quei servizi che attendevano da qualche tempo. E abbiamo lavorato soprattutto fianco a fianco ai consiglieri comunali e ai sindaci, non guardando mai all'appartenenza politica, ma guardando soprattutto ai problemi. Cambiamo pagina. Rita Bernardini, segretaria dei Radicali Italiani, candidata garante dei detenuti, dalla mezzanotte di ieri è in sciopero della fame per proteste per sensibilizzare il guardasigilli alle carenze nella magistratura di sorveglianza. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Uno sciopero della fame di dialogo, a partire dalla mezzanotte di ieri, nei confronti del ministro della giustizia Andrea Orlando, al fine di suscitare attenzione sulla carenza degli organici della magistratura di sorveglianza. C'è una situazione drammatica. Considerate che un anno fa circa si era arrivati quasi al blocco delle misure alternative presso la casa circondariale di Teramo soprattutto. E adesso si è trasferito anche il presidente del Tribunale di Sorveglianza, quindi la situazione è veramente difficile. Pochi magistrati con una mole di lavoro enorme. La situazione è difficile proprio per la carenza di organico, non solo nella magistratura ma anche negli uffici, nelle cancellerie, parliamo del Tribunale di Sorveglianza e Ufficio di Sorveglianza, e per la mancanza di personale all'interno delle casse circondariali. E il vero dramma è quello della sanità all'interno del carcere. Non era affatto scontato che oggi potessimo presentare Rita Bernardini come candidata a garante dei detenuti, ha dichiarato l'avvocato di Nanna, perché era stata illegittimamente esclusa con un provvedimento amministrativo dal contenuto politico. Il TAR ha riammesso la candidatura di Rita Bernardini l'8 ottobre scorso. L'esclusione è stata annullata perché illegittima. E l'abbiamo vinto, il TAR in due settimane ha emesso direttamente sentenza in forma semplificata, considerata la assoluta fondatezza del ricorso. La candidatura ha ricevuto la ratifica, la convalida da parte del TAR, che ha ripristinato la legalità violata, per cui non si capisce per quale ragione il Movimento 5 Stelle, cui leader tecnicamente parlando è purtroppo un pregiudicato, si ricordi di quelle condanne per la disobbedienza civile riportate, una delle due, 20 anni fa, da Rita Bernardini, autodenunciatasi per aver ceduto cannabis per la lotta per la legalizzazione appunto di questa sostanza. Parliamo ancora di carceri, perché sarebbe un bel segnale per la condizione carceraria in Italia e anche per l'Abruzzo se Rita Bernardini venisse nominata garante per i detenuti dell'Abruzzo. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, intervistato da Radio Radicale, nel pieno rispetto delle prerogative della libertà di scelta che spetta al Consiglio regionale dell'Abruzzo, che lo ricordo è la mia regione alla quale voglio molto bene. Penso, ha detto Legnini, che la candidatura di Rita Bernardini sia una bella candidatura e mi auguro che ciascuno dei consiglieri rifletta sulla necessità di affidare ad una persona capace, competente ed appassionata su questi importanti temi, perché si possa fare in modo che quella aspirazione venga soddisfatta. Queste le dichiarazioni del presidente, del vicepresidente del CSM Giovanni Legnini. Cambiamo ancora pagina, parliamo di artigianato. Il presidente di Confartigianato Teramo parla della crisi nel settore dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, accusando la regione di scarsa attenzione verso questa problematica.
Nel mondo dell'artigianato c'è, rispetto agli anni passati, vista la crisi, uno spiraglio futuro positivo? Io non vedo nessun spiraglio perché la regione principalmente ha abbandonato il settore dell'artigianato. Noi dal 2009 la regione non ha più messo neanche un euro per l'artigianato, mentre prima negli anni passati concedevano un contributo per l'abbattimento del tasso di interesse, attualmente non c'è questo contributo. La politica è lontana, anni luce dai problemi delle imprese e quindi le imprese chiudono, qualcuno purtroppo si uccide perché questa è la realtà che abbiamo visto in questi anni. C'è qualche iniziativa della regione, questo lo devo dire, utilizzando fondi europei, che poi questi fondi europei sono a rotazione, si dice che si devono poi riconsegnare nel 2020, cioè quindi è una situazione gravissima, sia perché le banche, noi vediamo, prendono a livello europeo l'1% l'interesse, molti miliardi di euro all'1%, e poi questo 1% va a finire a 7-8 in questi giorni. Cioè io sono presidente anche di una cooperativa, non si semplifica questa fare impresa. Cioè il fare impresa, uno che decide di iniziare un'attività bisogna aiutarlo, invece i primi anni abbiamo visto che si iscrivono e poi se ne cancellano tantissima. Perché si cancellano? Perché anzi quel poco che avevano per iniziare a fare l'impresa lo perdono e più si indebitano, perché arriva INPS, INAIL, Camera di Commercio, cioè tutti vogliono soldi da chi inizia un'attività. Io dico almeno i primi 3-4 anni lasciamolo lavorare, facciamolo inserire. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Sono stati presentati questa mattina i risultati dell'indagine analitica sul commercio, iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Giulianova, Confesercenti e Confcommercio, che ha coinvolto cittadini e turisti per combattere la crisi del settore commercio. In sostanza abbiamo chiesto ai cittadini cosa pensano e dei consigli su quello che è il commercio giugliese. Uno dei primi tentativi a livello nazionale che viene fatto, sicuramente il primo in Abruzzo. Abbiamo ritenuto importante, sia Confesercenti che Confcommercio, che stanno lavorando insieme a questo discorso, ritengono particolarmente importante sentire il parere dei cittadini per arrivare a sviluppare quello che sarà una metodologia più complessa di sviluppo di strategie propositive per il commercio retail. Chiaramente, trattandosi di nostri associati, parliamo di commercio, di piccolo commercio, che tutti noi sappiamo aver sofferto una crisi congiunturale negli ultimi anni veramente grave. Oltre a questa crisi congiunturale, il piccolo commercio soffre anche di una crisi sistemica, in quanto che si trova, indipendentemente dalla congiuntura, a competere con una forte presenza della grande distribuzione, che noi intendiamo, non dico ridimensionare, ma dare forza a noi stessi per riuscire a maggiormente competere con queste strutture. È emersa sostanzialmente da parte dei cittadini e da parte dei turisti una grande voglia di piccolo commercio. Noi siamo convinti che la customer è una delle operazioni analitiche del territorio più importanti che oggi anche un ente e anche un'organizzazione di categoria o organizzazioni che collaborano verso questi nobili obiettivi debbono assolutamente mettere ai primi punti degli ordini del giorno per la programmazione delle economie locali. Tutto quello che riguarda l'animazione, tutto quello che riguarda anche l'evidenza del commercio urbano deve essere messo in evidenza soprattutto con delle iniziative che rendano consuetudine un calendario che nell'arco dell'anno mette al centro il commercio e tutto ciò che agisce intorno al commercio nella convivenza anche con delle nuove realtà che le legislazioni nazionali e regionali hanno posto in essere negli ultimi 20 anni. Il governatore della regione Luciano D'Alfonso sarà a Giulianova il 19 novembre prossimo al Cursal alle ore 18 per partecipare, come richiesto dal sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro il 16 ottobre scorso, ad un'assemblea pubblica che sarà organizzata insieme con il comitato cittadino Fiumi, Tordino e Salinello.
Il governatore Luciano D'Alfonso risponde all'invito del sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, sulle problematiche dei fiumi Tordino e Salinello. La questione riguarda i lavori per la sistemazione degli argini sulla sponda destra del Salinello, inizialmente realizzati nel tratto di fiume a monte del ponte sulla Statale 16, poi bloccati, impedendo così la prosecuzione degli interventi, già stabiliti, sulla sponda destra immediatamente a valle del ponte ferroviario. Il governatore è già venuto a Giulianova diverse volte, ha preso degli impegni precettistici. Già il 1° ottobre avevo rilevato che i lavori al Salinello erano stati sospesi e ho chiesto conto di questo. Mi è stato detto che c'erano problemi di finanziamenti. Poi c'è il problema del Tordino, i cui lavori sono stati effettuati solo dalla foce fino alla campata del ponte ferroviario, mentre sono stati esclusi ancora i siti che verso monte riguardano la frazione di Cologna e Colleranesco. Siccome io credo che questo governatore debba colmare i ritardi della precedente giunta regionale, e confido molto in questo, ho chiesto un suo intervento personale. Il governatore mi ha dato la disponibilità, l'incontro ci sarà il 19 novembre alle ore 18 al Cursal, dove io attendo risposte risolutive, perché dal 1 e 2 marzo 2011 i fiumi Salinello e Tordino, nella parte terminale che poi è quella prospiciente i quartieri di Riva del Sole, quartiere Malboro, e a sud dell'Annunziata e di Cologna, sono privi degli argini. Questo non è più consentito. E da Giulianova noi andiamo a Montesilvano. Favorire scambi commerciali e culturali all'interno dell'Europa con queste premesse, questa mattina proprio a Montesilvano è stato firmato il gemellaggio con la città di Lahnstein. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Montesilvano sottoscrive un gemellaggio con la città di Lahnstein, Repubblica Federale Tedesca. L'obiettivo è quello di aprirsi all'Europa e, perché no, pensare anche ad instaurare rapporti commerciali che in tempo di crisi creano legami indispensabili. E così le due città si incontrano e stringono un patto di solidarietà. Nasce come patto di amicizia, ma soprattutto per promuovere gli scambi culturali e gli scambi commerciali tra le due città. Ci stanno tante attinenze, ma ritengo che oggi bisogna pensarla in un'ottica europeista. Siamo tutti cittadini europei, è giusto che i nostri ragazzi comincino ad abituarsi all'idea dell'Europa e la pratichino. Il rapporto con l'Italia, in particolare con l'Abruzzo, è una novità oppure già qualche volta c'era stato un primo contatto? Es gab bisher kein Kontakt. Adesso non c'era un contatto ufficiale, più un'amicizia personale tra due persone, una di Montesilvano e un'altra di Lahnstein. Lui ha visitato con sua moglie, ha visitato privatamente già Montesilvano anche per conoscere Francesco. E lui è contentissimo di essere accolto così, lui è proprio entusiasta. Che cosa ha detto al sindaco di Montesilvano prima di firmare il gemellaggio? Ha fatto una battuta dicendo che prima di firmare gli ha detto: con questo documento firmo la dichiarazione di intento o ti vendo una macchina. Adesso Montesilvano ricambierà il gemellaggio, sarà lì una delegazione? Noi abbiamo già partecipato ad un viaggio a Lahnstein per vedere la cittadina, per capire se ci poteva essere un'attinenza a questa partnership. Sicuramente ci saranno altre occasioni, anche perché si sono già create immediatamente delle opportunità di scambi commerciali tra aziende locali e aziende tedesche. Continueremo ad alimentare questa promozione, perché riteniamo che oggi queste possano essere delle ottime occasioni per combattere questa crisi. E siamo all'ampia pagina sportiva del sabato. Partiamo dal campionato di Serie B con una brutta notizia per il Lanciano, uscito sconfitto dallo stadio Rigamonti di Brescia. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Di Matteo, poi il ritorno della formazione lombarda che è riuscita prima a pareggiare e a vincere grazie a due rigori realizzati da Geico. Proteste da parte della formazione rossonera proprio per l'arbitraggio del signor Martinelli di Roma. Vediamo il servizio.
La Virtus Lanciano si arrende a due calci di rigore di Geigo al Riga Monti di Brescia. Termina infatti 2-1 la sfida tra i Frentani e i Lombardi di Roberto Boscaglia dopo 90 minuti nei quali il Lanciano fa buone cose, soprattutto nella prima parte della contesa e ad avvio di ripresa. Poi inevitabilmente le cose cambiano perché i rossoneri saranno costretti a giocare l'ultima mezz'ora di gara in inferiorità numerica. D'Aversa lancia dal primo minuto Rigione al posto di Aquilanti, non al meglio, mentre a metà campo ci sono Paghera e Crecco rispettivamente per Bacinovic e Di Cecco. Per il resto è la solita Virtus Lanciano. Il Brescia invece vuole proseguire la serie positiva, fischia Daniele Martinelli di Roma 2 al suo triplice fischio finale. La Virtus non sarà certo soddisfatta del suo operato. Pronti via, il Brescia è subito pericolosissimo, Mammarella appoggia una palla centralmente sulla quale si lancia come un falco Geigo che supera anche Rigione e spara a rete, ma Aridità è subito reattivo. Minuto 11, ecco la Virtus con Paghera che chiama la girata Zeduardo, facile per Minelli. Sedicesimo, bella azione del Brescia e conclusione di Morosini dal limite. Minuto 22, ancora Lanciano con Ferrari che offre un buon pallone a Paghera la cui conclusione viene parata da Minelli. Frentani in avanti al 29esimo, corner di Fabrizio Paghera, palla al centro dell'area di rigore dove Amenta in spaccata non inquadra di pochissimo la porta. Al 33esimo il vantaggio dei Frentani, fa tutto bene Ferrari, abile ad ingannare i marcatori diretti, ad inventare di tacco la via del gol a Di Matteo che arriva come un treno, riceve la giocata di Ferrari, entra in area e di destro supera Minelli. Il vantaggio ospite non dura però tantissimo, minuto 41, Geigo si fa spazio in velocità nel cuore dell'area di rigore rossonera, duella con Rigione, Martinelli fischia il calcio di rigore e ammonisce il difensore napoletano della Virtus Lanciano dagli 11 metri, l'attaccante non sbaglia, 1-1. Nella ripresa la Virtus è comunque attiva nelle primissime battute al sesto e bravo Di Matteo a trovare il pertugio giusto per servire Ferrari, ma la punta è in ritardo per l'appoggio decisivo in rete. D'Aversa richiama Di Francesco e inserisce Piccolo mentre Boscaglia butta nella mischia Embalo per Rosso. Proprio Embalo sarà subito decisivo. Cucino impatta la sfera ma è bravo e lesto Embalo a posizionarsi davanti al numero 4 della Virtus Lanciano e ad ingannare Martinelli di Roma 2 che concede un altro calcio di rigore fallo e quindi massima punizione molto dubbia. Mammarella si infuria e va a dire qualcosa al direttore di gara che però prontamente gli mostra il rosso diretto dagli 11 metri, è sempre Geigo a raddoppiare, verrà allontanato anche Roberto D'Aversa, reo forse di aver oltrepassato l'area tecnica per dare indicazioni a Pucino. Il Brescia potrebbe chiudere definitivamente la contesa, prima con il palo di Morosini al 19esimo, quindi al minuto 33, ma è prodigioso Aridità. Intanto entra Lanini che tenta la conclusione dalla distanza e al 37esimo fa l'esordio con il Lanciano Guido Marilungo. I padroni di casa in pieno recupero si rifanno sotto con Caracciolo entrato al posto di Geigo che prende in pieno la traversa, ma il risultato finale al triplice fischio finale non cambierà. Il Lanciano martedì sera si giocherà una gara molto ma molto delicata, infatti al Biondi arriva la Salernitana, 90 minuti che la squadra di D'Aversa deve interpretare al meglio. E 24 ore prima il Pescara aveva battuto nell'anticipo della nona giornata allo Stadio Adriatico la Pro Vercelli per 1-0, il gol vittoria realizzato da Luca Forte al 29esimo della ripresa. Per il Pescara si è trattato della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta la settimana precedente al Provinciale di Trapani. Ascoltiamo ora le interviste, soprattutto le dichiarazioni del tecnico abruzzese Massimo Oddo al microfono di Enrico Rocchi. Avevo bisogno di un po' di gamba nel secondo tempo, ma soprattutto avevo bisogno di un giocatore che sapesse
attaccare con la sua velocità alla profondità. E il gol non è venuto così, però è stato molto bravo Luca, è stato molto bravo a far bene, ma soprattutto è stato molto bravo a farsi trovare pronto, perché in questo periodo ha giocato poco, quindi i giocatori che giocano poco soffrono, ma lo spirito che voglio è questo qui, è quello di un giocatore come tutti gli altri del resto che sono entrati, che 1, 2, 5, 10 minuti danno l'anima e fanno vincere anche la partita. Di solito Foscarino si gioca le partite, si è giocato le partite qui a Pescara anche nell'anno di Zeman, oggi non ci è riuscito, solo merito vostro, anche lui sta cambiando. No, oggi è riuscito, è stato molto bravo a limitarci, perché comunque il fatto che non abbiamo disputato la solita partita, se non abbiamo creato così tanto come al solito, è un po' per demerito nostro, ma sicuramente per molto merito della Provercelli, che era una squadra molto compatta, molto organizzata, ma io l'avevo detto ai ragazzi prima della partita, questa è la partita in assoluto più difficile che giocavamo in casa, che abbiamo giocato anche in casa, anche col Cagliari, con il Perugia, la Salernitana, non c'era partita più difficile perché avremmo trovato questo tipo di gioco. Sono stati molto bravi, ma siamo stati molto bravi noi. Per avere pazienza. Ecco, avevo chiesto questo perché avevo messo al corrente i ragazzi che sarebbe stato così fino alla fine, non avremmo dovuto incominciare a palle alte, a buttarla, dovevamo giocare come al solito, avendo pazienza, senza forzare le giocate, ma trovare il momento giusto per far male, e ci siamo riusciti. Ed ora lunedì si andrà a Novara, ovviamente è una partita che interessa più i tifosi per questa sfida con Baroni, certo non interessa a lei affrontare o dire qualcosa a Baroni, no? Io penso che anche i tifosi interessa che vinca il Pescara, non che perda Baroni. Lui è un bravissimo allenatore che ha avuto qualche difficoltà l'anno scorso, come è normale che ci sia, è umano. Capiterà anche a me di avere momenti di difficoltà sicuramente, ma noi andiamo come al solito a fare la nostra partita e cercare di vincerla. E scendiamo dalla Serie B alla Lega Pro per parlare del Teramo vittorioso oggi al Bonolis dopo il KO della settimana scorsa a Macerata. I ragazzi di Vivarini hanno battuto per 3-2 il Prato. Vediamo le immagini di questa gara giocata al Bonolis davanti a circa 2000 spettatori. Ecco l'ingresso in campo delle due squadre, subito in avanti la formazione toscana in maglia blu, il Prato che attacca, siamo al 13° minuto, si porta in avanti la formazione toscana, c'è questa conclusione, il gol di Capello al 13° minuto, azione ispirata da Chiricò e vantaggio della formazione ospite. Vedete anche l'entusiasmo dei tifosi toscani. Passano pochi minuti e c'è il pareggio del Teramo con Scipioni che su punizione di Da Silva in scivolata realizza il gol dell'1-1 con tanto di dedica da parte del difensore teramano. Poi nella ripresa al 20° l'ingresso in campo di Petrella che sarà protagonista poco dopo, al 31° il gol del vantaggio della formazione di casa. Vedete sotto la curva dei tifosi biancorossi l'esultanza di Petrella per il gol del 2-1. Petrella ancora una volta protagonista nel Teramo in questo avvio di stagione. Petrella che poi ispirerà anche il tris firmato da Silva. Vedete Petrella, il possesso di palla del giocatore con la maglia numero 21, l'elegante giocata, l'ingresso in area, pallone per Da Silva che da due passi non ha problemi a mettere il pallone in rete. Vedete anche l'esultanza con il giocatore biancorosso che si toglie la maglietta per festeggiare il terzo gol, verrà anche ammonito. E poi siamo nel finale, al 48° il rigore del definitivo 3-2 realizzato da Chiricò per fallo di Perrotta sullo stesso ex giocatore. E poi il triplice fischio finale, Teramo batte Prato 3-2, vittoria importante per i biancorossi, vittoria che ascoltiamo anche nella soddisfazione delle parole del tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini e dell'attaccante Da Silva. Mister, ci sono partite che non importa come le si vince, l'importante, la cosa fondamentale è vincerle. Sì, sì, oggi è proprio il caso di dire così, perché è stata una partita molto sofferta. Io
devo fare veramente i complimenti al Prato che con una squadra giovane è venuta qua a giocarsi la partita, è l'unica squadra proprio con aggressività, con idee chiare sul da fare, soprattutto nel primo tempo ci hanno messo le corde, abbiamo concesso qualche cosa sulle ripartenze, noi siamo stati poco attenti a coprire gli scarichi a centrocampo, però mi piace questo fatto perché in questo momento qua era proprio di una partita del genere che abbiamo bisogno, perché dobbiamo imparare anche a soffrire per cercare poi di ottenere il risultato. Senta, però dietro tantissime difficoltà, come mai il Teramo avevamo messo in difficoltà? Sì, sono stati bravi loro, ma noi abbiamo un problema di superficialità. Anche oggi, pronti via, dopo manco un minuto abbiamo ricevuto un tiro in porta. Ecco perché, ripeto quello che ho detto prima, abbiamo bisogno di ritrovare quella solidità, quell'aggressività e soprattutto quel piglio e quell'attenzione alla fase difensiva. Ah, Victor, dopo il gol all'esordio in campionato sei tornato al gol oggi, una partita difficile anche per te, fino al 90esimo ti avevamo visto poco. Mi mancava il gol da qualche partita che non segnavo, come avevo detto anche prima, però sono riuscito a segnare e dare questa vittoria importantissima per la squadra per salire un po' la classifica. Senti, all'inizio non eri impredicato di giocare, sembrava dovesse giocare Petrella, alla fine cosa ti ha detto Vivarini? No, cerchiamo di allenarci sempre bene durante la settimana per mettere in difficoltà il più possibile il mister. Poi al sabato sta a lui la scelta e la scelta l'ha fatta e quindi chi va in campo sicuramente dà il tutto di se stesso. Senti, ma Da Silva si trova meglio in coppia con Moreo nel 3-5-2 oppure come nella parte finale della partita, largo sulla sinistra con Petrella dall'altra parte e Moreo in mezzo? Guarda, per me indipendentemente dal modo mi trovo bene davanti, quindi non è un problema di modo dei compagni, mi trovo bene con tutti gli attaccanti qua della squadra, quindi questo non è un problema. Sono 21 i giocatori convocati dal tecnico dell'Aquila Carlo Perrone in vista della gara di domani alle 15 allo stadio Tommaso Fattori contro la Carrarese del grande ex Infantino. Oggi l'allenatore aquilano ha presentato la gara, abbiamo due partite in casa, ha detto, saranno due gare importanti che ci dovranno consentire di fare punti perché la classifica non è buona e non è come ci aspettavamo e soprattutto non rispecchia ciò che abbiamo fatto in campo. Sulla Carrarese il tecnico aquilano ha poi detto un avversario ostico che ha un mix di giovani interessanti affiancati da calciatori di categoria. A differenza di altre squadre, questa, ha affermato Perrone, ha qualche individualità in più. Una squadra completa che non ha punti deboli. Sull'assetto tattico, Perrone spiega, potrebbe essere quello usato contro il tutto cuoio. Se riusciremo a trovare una maggiore solidità difensiva, questo assetto potrà darci un maggiore equilibrio in tutte le zone del campo. E lasciamo il calcio per parlare di sport amatoriale, sport come settore a rischio. Di questo si è parlato nel congresso nazionale della WISP in corso di svolgimento a Montesilvano. Si è parlato anche del rischio, fondi per il terzo settore. Vediamo. Lo sport per tutti. È questo il messaggio più rappresentativo per la WISP. Il concetto di unione, libertà e democrazia di accesso senza distinzioni. Uno strumento dal valore sociale che non può e non deve scomparire per problemi di economia e governi. Oggi a Montesilvano si sono riuniti i vertici nazionali per mettere in chiaro preoccupazioni ed esigenze. Noi siamo una grande forza di questo paese, siamo uno dei corpi intermedi che hanno bisogno di presentare la propria forza associativa mettendola a disposizione del Paese e cercando di dare il proprio contributo allo sviluppo e alla crescita del Paese. Questo lo facciamo in tutti gli ambiti in cui si agisce. Noi siamo un soggetto riconosciuto dal CONI e come tale sentiamo la responsabilità sociale di intercettare anche risorse pubbliche. In questa assemblea abbiamo alzato l'asticella del nostro tratto etico chiedendo piena trasparenza, piena tracciabilità dei dati e reale consistenza degli enti di promozione sportiva che afferiscono al CONI e che a quel mondo fanno riferimento. Se dovessimo dare quella che è un'idea dell'intensa attività della WISP sul campo nazionale. Noi abbiamo 1.330.350 soci al 31 agosto del 2015, quindi di quest'anno, e 18.883 società sportive, basi associative.
Questo è il nostro patrimonio, un patrimonio al quale guardiamo con attenzione e chiediamo si guardi con attenzione dal governo al Parlamento alle istituzioni regionali. Lo facciamo anche perché guardiamo con particolare attenzione e preoccupazione a quello che sta accadendo in Parlamento sul disegno di legge per il terzo settore. Tutto il nostro mondo dell'associazionismo di promozione sociale rischia di passare in secondo ordine anche relativamente al terreno delle agevolazioni fiscali, perché troppo schiacciato invece sulla valorizzazione dell'economia civile vista solo ed esclusivamente come impresa sociale, come cooperazione sociale e non come bene relazionale, bene mutualistico, che è quello che noi rappresentiamo nella coesione sociale anche di questo Paese. E chiudiamo questo appuntamento con la terza edizione del TG6 parlando di rugby, perché oggi si sono giocate le gare della terza giornata del campionato di eccellenza. È arrivata una nuova sconfitta per l'Aquila, che è stata battuta in casa con il risultato di 26-36 dal Mogliano. Per la formazione aquilana resta l'ultimo posto in classifica con il -4. E questa era l'ultima notizia della nostra terza edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito e buonanotte.